Andrea Selva, che è giornalista del Trentino, che ha proposto questo titolo per, la sua, per il suo intervento: tra spettacolo e responsabilità, il difficile mestiere del giornalista nel momento della crisi. Grazie mille, grazie dell'invito, grazie al pubblico per la sua attenzione. Io scrivo per il Quotidiano Trentino, ma sono anche corrispondente di Repubblica, ho lavorato per l'ANSA, e quello che vi dirò rappresenta un po' qualcosa in generale del mondo dell'informazione, non solo la redazione del mio giornale. Non so, quando vado in giro, l'opinione che provo nei confronti di noi giornalisti. C'è il rischio che dopo un incontro come questo la vostra opinione sia addirittura peggiore, ma correremo questo rischio. Allora, che cosa succede all'interno di una redazione giornalistica, che sia una televisione, che sia un giornale, che sia una radio, anche se la radio non ha l'immagine, nel momento della crisi? Allora, il capo servizio, che è un po' il cuore di una redazione, la prima preoccupazione che ha in assoluto è quella dell'immagine. La sua prima preoccupazione è di spedire qualcuno sul territorio, di prendere contatto con fotografi, con vigili del fuoco, insomma, lui vuole portare a casa delle immagini. Il primo motivo, molto semplice, è che anche se le immagini viaggiano velocissime, ormai in tempo reale, col buio non siamo in grado di fare fotografie, quindi magari se abbiamo poche ore di luce dobbiamo sfruttare quelle poche ore di luce. Poi le immagini degli soccorritori al lavoro, dei primi momenti dell'emergenza, sono più efficaci di quelle successive, poi la situazione può cambiare. Comunque sappiamo, vi porto questa testimonianza, che le immagini che vengono scattate nelle prime ore sono quelle che poi vengono utilizzate anche, come nel caso di Stava, lo approfondirà dopo il giudice Ancona, che saluto, buongiorno giudice, sono quelle che rivedremo a 40 anni di distanza, le immagini delle prime ore. La prima preoccupazione è quella di portare a casa queste immagini. La seconda preoccupazione è quella di avere delle testimonianze, e quindi persone. Noi vogliamo sapere chi è coinvolto in questa faccenda. Nei giornali locali la prima domanda vi sembrerà banale, vi sembrerà assurdo, ma noi ci chiediamo se le persone coinvolte sono trentini oppure no, perché per noi fa la differenza anche il numero di pagine. Se ci sono delle persone che riguardano la nostra comunità, l'investimento che facciamo sulla notizia è maggiore rispetto all'investimento che faremo se sono coinvolte persone che appartengono ad altre comunità. Ok, detto questo, non vi ho ancora parlato delle cause, della dinamica, che per noi vengono in un momento successivo, a volte in un momento enormemente successivo, perché lo sforzo iniziale che facciamo è su queste cose, quindi le testimonianze, le emozioni, le immagini, le fotografie, i video adesso, eccetera. Giampaolo Pedrotti ha parlato di velocità. Io confermo, per noi la velocità è fondamentale, non perché lo vogliamo noi, personalmente me la prenderei volentieri molto calma, ma perché nell'epoca di internet, dove le notizie viaggiano sui social network, il messaggio che si afferma è il primo messaggio, non il messaggio più attendibile. Noi abbiamo fatto degli esperimenti anche sui social network, ci conviene mandare un messaggio, ci conviene, vuol dire che abbiamo più probabilità di raggiungere il pubblico con un messaggio impreciso che viene corretto nel corso del tempo, piuttosto che con un messaggio precisissimo ma che non raggiunge più nessuno. Vi faccio un esempio banale, tutti utilizzate Facebook e ne conoscete i meccanismi. Se avete condiviso una notizia relativa ad un grosso fatto, non ne condividete una dopo 12 ore, avete condiviso quella, la prima che c'era. Quindi conviene essere tempestivi sul messaggio, eventualmente non così approfonditi, però quello è il modo, che ci piaccia oppure no, di raggiungere il pubblico. Allora, abbiamo parlato della velocità. Lo scenario poi è che i messaggi vengono replicati, noi mandiamo i messaggi, vengono copiati, vengono incollati, eccetera. Giampaolo Pedrotti vi ha parlato di una cosa che si chiama sala operativa. Sala operativa. Ci vado, ho un appunto qua, faccio un passo indietro però. Se il giornalista è impegnato a preoccuparsi delle fotografie e a preoccuparsi delle testimonianze, gli si può togliere parte
di questo pensiero, diciamo, e agevolarlo in quello che è l'approfondimento della notizia? Sì, si può. La provincia o anche altri soggetti forniscono delle immagini, ad esempio, dei filmati, che a noi fanno molto comodo. Noi non possiamo essere in un posto che magari non è raggiungibile a piedi, giusto? Come molto spesso accade nei fatti di cui stiamo parlando. Perciò se abbiamo della documentazione oggettiva di buona qualità, va benissimo. Anche se qui c'è un'altra questione che si pone, che è un po' l'annullamento della competizione tra giornali, che è uno anche dei motori che animano il nostro lavoro. Allora, qualche soggetto può toglierci il pensiero delle fotografie e lasciare che noi ci concentriamo su un'altra parte della notizia, magari l'approfondimento. Chi può essere questo soggetto? Sicuramente l'ufficio stampa della provincia, sicuramente i soccorritori, i vigili del fuoco fanno un ottimo lavoro in questo senso. E nell'intervento il professore ha citato questa parola che io ho utilizzato, spettacolo. Normalmente le fotografie che arrivano dalle fonti istituzionali non sono spettacolari. La parola spettacolo caratterizza spesso, nostro malgrado, le prime fasi di un'emergenza. Allora, non mi ricordo chi ha fatto prima cenno all'oggettività, forse lei professore diceva selezionate, non lo so. Io vi porto un'esperienza sul campo di tanti anni di cronaca nera, dove nella cronaca nera rientrano anche i dissesti idrogeologici, eccetera, eccetera. Allora, non è che noi scegliamo, abbiamo la possibilità di scegliere quali testimonianze. Molto banalmente, e anche qui analizziamo il parametro del tempo, molto banalmente, quando noi arriviamo su un grande fatto, inizialmente, all'inizio, troviamo una grande disponibilità da parte delle persone a parlare. Okay? 12 ore dopo questa disponibilità non c'è più. Le stesse persone che sono protagoniste magari di un'intervista che andate in televisione la mattina non la fanno più pomeriggio. Le televisioni in questo, parlo di televisioni commerciali, fanno terra bruciata, nel senso che quando arrivano si riesce, ad esempio in una comunità come piccola come quella di Campolongo, si può instaurare un rapporto di fiducia che però viene meno nel momento in cui dei media che agiscono su scala molto più ampia interrompono questo rapporto di fiducia. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Tra di noi, diciamo, e questo vi chiarirà molto la situazione, giornalisti della carta stampata spesso cercano di portare a casa delle informazioni, delle testimonianze prima che arrivino le televisioni a far scappare la gente. Penso che così vi ho chiarito meglio il concetto. La sala operativa per noi è uno strumento molto utile, però noi non lo consideriamo un punto d'arrivo, ma lo consideriamo un punto di partenza, per due motivi. Uno, le informazioni che ci vengono date sono importanti per successivi approfondimenti, però quello che non è emerso dall'intervento e non poteva emergere dall'intervento del capo ufficio stampa della provincia è che nel momento in cui la provincia ci dà delle informazioni su un determinato fatto, almeno qui sul territorio della provincia autonoma di Trento, lo stesso soggetto che ci dà le informazioni è lo stesso soggetto che sta facendo i soccorsi, è lo stesso soggetto che doveva garantire una determinata situazione e forse non l'ha fatto, è lo stesso soggetto che ha fatto tutto, giudice. Qui si esaurisce tutto in questo universo qua. L'onnipotenza ancora non ci è arrivata. Ancora. E il suo lavoro, ancora, la provincia autonoma di Trento non è arrivata a svolgerlo, la funzione giudicante. Lo stesso soggetto che, diciamo, è protagonista su più fronti vorrebbe anche informarci. C'è un altro aspetto della sala operativa che io vorrei mettervi in evidenza, che nel momento in cui c'è una sala operativa aperta io non troverò altre fonti disposte a parlarmi perché mi rimanderanno tutte alla sala operativa. Dice, guarda, c'è la sala operativa, fa riferimento alla sala operativa, eccetera, eccetera. Inoltre, un'altra cosa che non vi è stata detta e che forse non sapete è che all'interno della pubblica amministrazione con la provincia autonoma di Trento e anche di altre organizzazioni
c'è una sorta di norma di riservatezza dove la gente parla con la stampa o comunque con il pubblico solo se viene autorizzata. Forse c'è anche all'università, non lo so. Allora, posso io avere un rapporto di fiducia con una persona che deve essere autorizzata da un mio collega? Posso fare il mio lavoro di giornalista chiedendo ad un collega dell'ufficio stampa se per favore pone lui le domande all'altro? Qualcosa non funziona, ok? Allora, in questa situazione, siete tutti ingegneri o comunque di questo ramo? No? Geologi, sindaci. Qualche di tutti i tecnici, però, giusto? No, no, tutti. No. Io sono della provincia, ma provincia. Devo anche un po' smentirla. Su cosa? Sul fatto che dobbiamo chiedere sempre autorizzazione. È chiaro che io ho ricevuto chiamate da giornalisti, sì, per avere informazioni tecniche su, sì, un determinato argomento, e io le ho date senza sentirmi in obbligo di chiedere niente. Perfetto. Però è chiaro che se mi chiede il giornalista una questione un po' delicata che io non ho a conoscenza, perché sono un funzionario, non ho perfettamente conoscenza di tutto quello che c'è dietro, io sicuramente non vado a rispondere magari dando delle informazioni distorte, mettendo in crisi la mia struttura. Guardi, lei è il mio funzionario pubblico preferito, glielo dico francamente. So, però c'è un punto, però c'è un punto. Se io parlo con lei al telefono, so benissimo che è meglio che non trasmetta da nessun'altra parte che io e lei ci siamo parlati, perché se no in determinate situazioni qualcuno glielo fa notare. E lei mi dà la possibilità di entrare su un altro terreno. Io ho la sensazione, la netta sensazione, vorrei dirvi la convinzione, che qualche dirigente pubblico pagato profumatamente, sto parlando di dirigenti generali, non ho paura a dirlo, che mi dicono non posso parlare, la prenda come una scusa. E allora io da chi devo averla questa informazione? Dall'assessore? O dal dirigente autorizzato dall'assessore? E se lo paghiamo 140.000 euro all'anno, non può dare una risposta a un giornalista se non è autorizzato dall'assessore? La situazione in cui ci muoviamo è questa qua, ok? E io a volte ho chiesto un'intervista a un funzionario che poteva benissimo essere lei, ma l'intervista l'ho avuta da un altro funzionario, perché era stato ritenuto più competente, più bravo, più divulgativo, eccetera, eccetera. Quindi chi ha scelto la persona da intervistare? L'ho scelta io o l'ha scelta l'amministrazione pubblica? Ma siamo un'organizzazione, insomma, dobbiamo essere... Però io non posso intervistare chi voglio o chi ritengo opportuno. Ma non è un atteggiamento, insomma, per tenere nascoste delle informazioni, è per non fare uscire informazioni sbagliate. Una dita che vada a funzionare. O che possono essere mal interpretate, perché magari un altro collega che non conosce bene la situazione magari dà delle informazioni che non sono adeguate. Insomma. Dopo, ripeto, dipende dalla gravità o dalla delicatezza della questione. Benissimo. C'è un punto. In una situazione assolutamente differita nel tempo, se i fatti sono rilevanti, facciamo informazioni su questi aspetti in un'altra sede. Questa sede è quella giudiziaria, che il giudice sa, io ho frequentato per lunghi anni, e lì però può capitare che non parlino gli ingegneri o i geologi, perché parlano attraverso le perizie, ma allora la facciamo attraverso i magistrati, la facciamo attraverso gli avvocati. C'è un punto però, e me lo sono segnato qua, i meccanismi dell'attenzione. A quel punto, l'attenzione viene molto meno. Siamo in una situazione differita di mesi, probabilmente di anni, in casi davvero eclatanti l'attenzione può essere addirittura superiore se ci sono responsabilità grosse in gioco, ma se si tratta di fatti minori, dove magari non ci sono vittime, solo responsabilità di altro tipo, l'attenzione è venuta meno. E quindi siamo partiti da una questione di foto, siamo entrati in uno scenario un po', tornando al titolo, spettacolare. Siamo passati attraverso le emozioni delle persone, però di dinamica, di responsabilità, di quello che veramente è accaduto, i giornali, per vari motivi, sostanzialmente due secondo me, non ne parlano. Quali sono questi due motivi? Uno, la stampa e le televisioni forse non sono il luogo più adatto per fare approfondimenti di questo genere.
non riscontriamo l'attenzione da parte del pubblico e forse non riscontriamo nemmeno la nostra attenzione, perché non li riteniamo noi che fissiamo l'agenda dei nostri media, non li riteniamo nemmeno noi interessanti. Mi sono segnato, diciamo in un momento successivo, mi sono segnato due cose: i social media, le fake news, eccetera, eccetera. Noi utilizziamo i social media nel momento dell'emergenza per avere fonti dirette. Normalmente facciamo, se vi può incuriosire, un tipo di verifica che arriva al numero di telefono. Ci facciamo mandare il numero di telefono, entriamo in contatto con la persona. Cerchiamo di non prendere, come è successo in passato, sto parlando di qualche anno fa, informazioni direttamente dai social se non ne conosciamo la fonte, e quindi arriviamo alla questione al contatto personale. Sono per noi preziosi i social network, perché ci consentono di bypassare quelli che sono i canali istituzionali e di arrivare ad una forma di accertamento della verità, o comunque di conoscenza della verità, di approfondimento, che è diversa da quella che comunque è sostituibile della sala operativa. Okay? Ovviamente non è che noi non parliamo con i funzionari provinciali. Ognuno di noi, delle redazioni locali soprattutto, ha dei rapporti di fiducia. Quindi non immaginatevi la situazione dove noi siamo al buio, blindati, o sala operativa, o qualche furbastro che tenta di spacciarmi strumentalmente qualche cosa. Abbiamo anche noi le nostre persone, ogni giornalista ha i suoi contatti, eccetera, eccetera. Però ricordatevi di quello che vi ho detto. A me è stato detto più volte, questo lo porto come testimonianza, che devo avere l'autorizzazione dell'ufficio stampa, oppure ma perché non sei passato da noi? Perché è gradita questa cosa. La giunta deve sapere, giunta provinciale, se il giorno dopo esce un articolo su una determinata cosa. Vediamo se ho altri appunti qui che possono essere interessanti per voi. No, io penso di aver sviscerato, sebbene in maniera abbastanza disordinata, questa cosa. Un punto. Noi abbiamo, come giornalisti dell'anno 2018, delle enormi possibilità rispetto a quelle che aveva un giornalista, me stesso, 10 anni fa. Enormi possibilità di trasmissione di immagini, di foto, di verifica attraverso banche dati che la stessa provincia mette a disposizione, dove trovo tutte le ordinanze, tutte le determinazioni, in tempi molto brevi posso vedere se erano state assunte decisioni su un determinato territorio, mettete le mappe di rischio, cioè ho una grande possibilità di approfondimento rispetto a quella che avevo 10 anni fa. Ci mancano le forze, perché tendenzialmente le redazioni giornalistiche che stanno sul mercato, non sto parlando del servizio pubblico, non sto parlando degli uffici stampa, nella migliore delle ipotesi, quasi mai diciamo, sono rimaste immutate rispetto a quelle che erano fino a qualche anno fa. Tendenzialmente sono diminuite di molto, nell'era della informazione gratuita, diciamolo, questo è il problema, e quindi a questi problemi che ho accennato c'è anche un problema di energia, di un problema economico, diciamo, di forza in campo, di personale nel momento in cui affrontiamo questi temi. E poi rilevo, sempre in modo disordinato, scusatevi di questo, un'enorme distanza, se siete un pubblico di tecnici, tra il nostro modo di comunicare e il vostro e le vostre aspettative. E vi porto, chiudendo, un esempio. L'estate scorsa c'è stato un piccolo smottamento, non ha importanza dire dove, insomma. Fatto sta che un certo quantitativo di metri cubi è sceso da un punto A in alto a un punto B più in basso e ha prodotto una certa quantità di danni, pochi, va bene? Il fatto che io abbia usato nel pezzo, un pezzo banale, non so neanche se era finito in prima pagina, forse sì, forse no, la parola smottamento ha di molto indispettito un geologo che aveva fatto la perizia, eccetera, eccetera, perché lui la chiamava dilavamento, ed è stato circa mezz'ora al telefono a spiegarmi la differenza che c'era tra dilavamento e smottamento. Sicuramente aveva ragione lui, perché era geologo, eccetera, però non mi attribuiva il diritto di utilizzare questa parola smottamento, che non so quanto, non ho capito quanto distante è da dilavamento, fatto sta che i metri cubi però c'erano di sotto.
non mi attribuiva questo diritto. Allora, questa persona, che poteva essere probabilmente uno di voi, cioè uno con, la con il vostro tipo di formazione, considerava sicuramente me un cialtrone, ok? Per questo tipo di trattamento. Chiaramente noi non è che possiamo fare la perizia geologica sul giornale, né lo vogliamo fare. Abbiamo chiamato smottamento, dicevamo, un movimento di terra da un punto alto a un punto basso, fine. Certo, con quel geologo non siamo riusciti a metterci d'accordo, va bene? Chiudo su questo. Non eravamo solo io e il geologo. C'era ovviamente anche un'amministrazione pubblica che aveva fatto un lavoro su quel terreno, aveva dato un'autorizzazione, c'erano i cittadini che ci tiravano per la giacchetta perché per loro non era né un rilevamento né uno smottamento, era sicuramente un'enorme frana che metteva a rischio le loro abitazioni. Questo è difficile terreno in cui ci muoviamo cercando con una certa attenzione di non fare eccessivamente spettacolo. Grazie. Grazie. Spazio per qualche domanda, a me è molto divertito questa presentazione. E sull'ultima parte però credo che noi tecnici potremmo dire qualcosa, non so, Giorgio vuoi porre una domanda sull'ultima, cioè sulla questione della terminologia, certo. Della correttezza, della qualità della descrizione fatta. Una volta che è scritto smottamento e che si è detto che è sbagliato, o che si è sbagliato, è scritto comunque, cioè è difficile tornarci sopra con un'errata accorgere che non interessa a nessuno. Però qui c'è la possibilità di intervenire prima, di formarsi, voglio dire, per un giornalista che lavora spesso sulle tematiche ambientali, ci sono occasioni per approfondire anche la terminologia. Stamattina abbiamo avuto due interventi, qui faccio un esempio, sulla descrizione dei fenomeni. Ecco che anche semplicemente partecipando a interventi di questo tipo, e quindi mettendo in dialogo mondi apparentemente lontani, quelli dei tecnici, dei professori universitari, dei tecnici che operano sul territorio, degli amministratori, dei giornalisti, dei giudici. Diciamo che questo lavoro è stato fatto ad esempio sulle valanghe, perché si pone molto spesso la questione, e quindi da meteorologici, e nivologi ci danno una mano ad utilizzare le terminologie giuste. Ma noi a volte siamo dispettiti anche per il fatto che magari... Lo siete, allora confesso. No, ma possiamo essere, ma adesso non con te in particolare, ma perché vediamo che certi argomenti, lo diceva stamattina il professor Rivon, sono sempre poi, quando si tratta di intervistare in televisione un esperto, rivolti per esempio al geologo, quando invece c'è tutta una miriade di discipline, allora, che possono dare risposte più allora appropriate. Lì torniamo, lì posso fornirvi una testimonianza molto diretta. C'è forestale, c'è il geologo, che voi vi immaginate, ma io vi posso dare la conferma di questo. Allora, come prima ho detto, sul luogo il primo che viene intervistato è quello che parla di più, poi non parla più nessuno. Gli esperti nella rubrica di un'organizzazione giornalistica sono quelli là. Quelli che accettano di parlare di qualunque cosa anche senza saperlo, però è tuttologi, benissimo, perfetto. A volte ci dà anche fastidio, ma dobbiamo portare a casa qualcuno per riempire quei tot centimetri di carta e completare la pagina. Però attenzione, non troviamo enorme disponibilità ad intervenire, perché se siete parte in causa non volete intervenire perché il committente eccetera, e quindi fate il vostro lavoro e la perizia. Se non siete parte in causa, probabilmente seriamente, non volete intervenire perché non ne sapete nulla o non volete dispettire il collega, non lo so, e quindi tutt'altro. Se non sappiamo nulla è una questione corretta. Corretta. E quindi finiamo dal tutt'altro. Forse dobbiamo censurarci, però lì entra il discorso della competizione. Prego. Allora, al di là della disputa della terminologia, quelle cose che hanno paura invece le fake news. Per esempio, nel giornalismo spesso c'è questa tendenza a voler trovare qualcosa di sensazionalistico, di voler trovare un colpevole. Adesso io sono un geologo, mi viene in mente ogni volta che c'è un sisma, c'è qualcuno che mette, capito, l'indizio sicuramente dovuto a qualche azione antropica, quel fracking. Ecco, questa tendenza delle volte di fare giornalismo, di voler cercare magari su base totalmente, capito, non scientifica. Ecco, questo in contrapposizione al problema che dici tu, che magari le notizie vengono filtrate, vengono un po' eterodirette, così. A me fa paura il fatto.
fatto invece di questo andare a pizzicare delle informazioni da fonti totalmente non capitate. Infine, evocare lo spettro del colpevole. Sì, okay. Su questo Erdogan insegna bene. Su questo devo dire che i giornali locali, categoria che paga lo stipendio, in Turchia non succederebbe questo. Come? No, in Turchia non succederebbe I giornali locali hanno un buon controllo, nel senso che, voglio dire, la mattina poi esco, il direttore ce l'ho fuori dalla porta, il mio vicino mi chiama in redazione, cioè non è che posso giocarmi la faccia, non ci stiamo tanto a quel gioco là. E come prova le dico una cosa, non so ripeterlo, però ho capito il senso. Siamo riusciti nella nostra redazione, vi do questa notizia, a capire in tema di terremoti che che se siamo a 4, tra 4 e 5 c'è una differenza gigantesca, mi par di capire, e quindi quando abbiamo un terremoto di 3-6 è molto ma molto meno, ci siamo arrivati a quel concetto, quindi abbiamo smesso di passare che un terremoto di grado 3 è simile a uno di grado 4 o di grado 5, non sono riuscito a spiegarvela molto bene, ma il concetto l'ho capito, quindi ci andiamo piano. Okay. Perché sappiamo che poi voi ridete e la cosa non c'è. Anche voler cercare qualcosa dietro. Ah, è 3,5 non 3,6, ha detto che 3,5 perché così non verrà dichiarata calamità naturale. Cioè sempre cercare dietro qualcosa di... Non tanto, regia. Dai. Io penso che poi potete capire quali sono le redazioni che lo fanno. Queste sono le redazioni, una cosa generale, capito? Va bene. Ma, se poi... Prego. Prego. Volevo chiedere, io non sono un tecnico, sono un sindaco di un piccolo paese, sì. Ma il diritto di replica, voi a livello proprio pratico, come lo gestite, cioè che spazio date, al di là del trovare la notizia nazionale, ma in un'ottica di emergenza molto spesso il sindaco si ritrova a fare delle dichiarazioni a livello immediato che magari poi possono comportare, come dire, una marcia indietro, eccetera. Sì. Valdaone, non mi sbaglio. Sì. Ah, bravo, ecco, mi ricordo. L'emergenza dei bambini la mattina presto. Sì. Adesso ce l'ho proprio in mente. Ci siamo sentiti al telefono in quell'occasione là. Sì. Come facciamo? Allora, diritto di replica. Quando la vergogna è enorme e non è obbligatoria, spesso anche l'interlocutore ci consente di metterla lì e li lasciamo perdere, eccetera. Cerchiamo di assolvere i nostri doveri salvando la faccia il più possibile, almeno questo consentitecelo. La legge c'è, garantirebbe lo stesso, come si dice, la stessa misura, la stessa evidenza. E io penso che siamo onesti sul diritto di replica, la replica c'è sui nostri giornali. Abbiamo una certa forma d'orgoglio, siamo in confidenza, ce lo diciamo, però quando abbiamo torto lo ammettiamo. Non so, abbiamo anche un direttore, per cui voglio dire, a un certo punto le redazioni sono collettive, formate di più persone, non c'è solo un unico giornalista a tenere duro sulla sua posizione. Poi potremmo discutere a lungo, vedere se qualcuno fa delle facce un po' strane su diritti a cui non abbiamo replicato, però io ho la coscienza pulita su questo. Okay? Va bene, prego. No, ritornando un po' sulla questione di prima, sì, c'è un po' da parte nostra, di noi tecnici, questa attenzione a come vengono sugli aspetti tecnici della notizia, no? L'impressione è che a volte è come se uno dice, beh, un mal di pancia vado da un dottore, vado dal urologo. No, mal di pancia vado dal urologo. Non vado dall'angiologo perché ho... E quindi l'impressione a volte è che, ma non nel caso specifico, cioè in generale, da parte dell'informazione non vi sia un'adeguata preparazione nel capire che certi fenomeni e certi gli esperti di certi fenomeni sono certe persone e non certe altre. Non basta che uno sia uno scienziato perché è un tuttologo e sa dare una risposta a tutti. Sì. Allora questo succede che a volte ci si trova con delle affermazioni date dalle persone che sembrano totalmente incompetenti o lontane dall'essere delle persone autorevoli in quel campo. E allora mi stavo chiedendo, e forse una delle cose che ci chiediamo anche con questo progetto della comunicazione, se non fosse utile fare un'attività tipo quella che dicevi prima, fatta dai nivologi, di formazione delle persone che si occupano di certi argomenti. Allora, non dettagliata, cioè nessuno vuole un tecnico. Questo, che il tuttologo
che abbiamo criticato in quest'ambito qua ha un merito che gli va riconosciuto universalmente: è bravissimo a parlare alle persone, a catturare la loro attenzione. Se questa abilità, che abbiamo riconosciuto, siamo tutti d'accordo, al tuttologo, altrimenti non ci farebbe comodo nemmeno a noi, fosse propria anche della persona esperta, e molto spesso questo non coincide, avremmo fatto bingo. Certo. Ma la persona esperta è più prudente, è più attenta a parlare, attenzione, non al pubblico ma al suo collega, ok? E quindi non si rivolge al grande pubblico, ma si rivolge all'esperto. A me non mi interessa uno che si rivolga all'esperto. Certo. Mi interessa qualcuno che si rivolga al pubblico del mio giornale. Certo. Comunque, sì, se l'esperto fosse bravo come il tuttologo, per me è uguale. Vado dall'esperto, anzi, molto meglio, no? Ma sì, non si può fare, come dire, una specie di alleanza. Cioè, un tecnico deve imparare anche a parlare semplice, per riuscire a dare delle risposte. D'altra parte, un giornalista deve rivolgersi al tecnico, giusto? Sì. Quindi sarebbe utile per un aumento di qualità oggettiva per tutti quanti del sistema sì. Lavorare in questa direzione. È un po' il dubbio che noi abbiamo, un po' l'obiettivo. Il soggetto qual è? Gli ordini professionali? Non lo so. L'università? Un po' tutti. Cioè, è una questione aperta, cioè io non ho una risposta, però questa è un po' una delle questioni che questo progetto europeo, questo progetto che abbiamo fatto, ci pone. Sì. Cioè il fatto di migliorare il sistema, senza dare colpe, non colpe, obiettivi, non obiettivi, però come migliorare? Comunque, diciamo, cioè, qual è la uno via? Scenario, se io una domenica, perché poi il problema è spesso la domenica alle ore 14, quando non si trova nessuno, ci sono i cellulari, non domani, domani mi interessa più, domani è già sul giornale, e se non ci siete voi c'è il tuttologo. Perché lui lo trovo sempre. Se una domenica io chiamo l'ufficio stampa della provincia, dell'università, Alessandra Saletti, la conoscete? Ecco, Alessandra Saletti, che attraverso il preside di ingegneria o del dipartimento, eccetera, eccetera, mi consiglia la persona esperta a cui domandare qualche cosa su un fenomeno, io lo chiamo volentieri. Certo, però ci vuole anche da un'altra parte un interlocutore, cioè il giornalista, sì, che abbia quel minimo di formazione per riuscire a cioè lo so, serve, però, una doppia, lo so. Cioè, serve una doppia allora all'interno delle formazioni, no? Giornalistiche abbiamo larati di ogni tipo, però garantisco che ingegneri non ne abbiamo, neanche geologi, certo. E abbiamo giurisprudenza, economia, sociologia, però questo è un problema da parte nostra, di noi tecnici, di noi ingegneri, il fatto di non saper comunicare è un grosso problema, perché vuol dire che quando uno propone anche ad una popolazione un intervento di tipo tecnico, se non è capace di spiegarlo, quell'intervento può essere totalmente travisato dalla popolazione. Quindi il problema della comunicazione da parte nostra, scientifica, ma scientifica ad ampio, è un grosso problema, è un problema di formazione degli ingegneri. Ce l'abbiamo. E in qualche modo dovremmo riuscire se a andare volete parlare, allora, io non so se sono stato interessante, brillante, non lo so. Non so neanche se alla fine la domanda iniziale, chissà cosa penserete i giornalisti, dopo questo intervento, ma è meglio che non lo sappia, no. Però se questa cosa vi è sembrata un po' interessante, vogliamo parlare di meccanismi dell'attenzione, di come costruire un discorso, eccetera, io ci sono, però non adesso. No. Ti ringrazio, credo che sia stato chiaro e sufficientemente brillante, lasciatelo dire. Va bene, grazie. Non c'era nessuna intenzione da parte nostra di crocifiggere la figura del giornalista. No, ma è solamente l'ho fatto io volontariamente. grazie ancora. Grazie a voi. Sì, allora passiamo.